brevemente diciamo, farò una breve introduzione per inquadrare diciamo, l'IN nell'ambito Telecom Italia in questo momento, poi darò appunto quello che è un flash della nostra esperienza e farò alcune osservazioni finali. Diciamo, ero anche interessato a capire diciamo, dal punto di vista dell'uditorio quante persone poi lavorano nei servizi o come azienda diciamo, nativa o come funzioni aziendali all'interno delle proprie imprese, non tantissimi, quindi pochi HR, poco IT, poco. Ok, prossima volta invitate tutti i colleghi anche a partecipare. Velocemente, diciamo, Lean è diventato in Telecom Italia una parola chiave appunto nei messaggi del top management da 2-3 anni a questa parte e anche nella formazione dei manager. In particolare diciamo, si stanno facendo dei corsi di Lean Management e Lean Leadership diciamo, per i top manager. Ci sono due iniziative in azienda, in realtà che combinazione sono più o meno partite nello stesso periodo. Una iniziativa a livello corporate diciamo che è più diciamo, marcato come Six Sigma, quindi Lean Six Sigma come driver delle iniziative corporate e che sta portando avanti tutto un percorso diciamo, di certificazione Green Belt e Black Belt sia nella parte risorse umane che sulle line operative. È un'iniziativa che è partita a marzo del 2009 e complessivamente saranno lanciati 13 progetti di miglioramento e come sapete per chi conosce Six Sigma diciamo, c'è la metodologia di Make, Define, Measure, Analyze, Improve, Control diciamo che viene applicata. Alla fine del periodo saranno 95 le persone certificate e diciamo, tutta una serie di processi impattati. Il timing è sempre molto stretto, soprattutto per arrivare alla certificazione, sono 5-6 mesi. C'è poi un'iniziativa che è legata diciamo, all'ambito che seguo direttamente, è un progetto di innovazione che abbiamo chiamato l'Interco, per il miglioramento, questo più diciamo, per le linee operative, cioè con l'obiettivo di far crescere la consapevolezza del Lean, non solo di affrontare dei progetti di miglioramento, ma far crescere e formare diciamo, e fare coaching anche nell'ambito operation. Diciamo, abbiamo iniziato a fine 2008 operativamente, in realtà me ne occupo diciamo, con tutta una serie di studi e approfondimenti fin da prima, nel 2004 mi ricordo ho partecipato al summit ad Amsterdam, il primo Lean Service Summit organizzato da Lean Enterprise, avevo conosciuto il dottor Sganzerla. In questo momento diciamo, abbiamo coperto gli ambiti IT, di questo insomma, dirò qualcosa dopo. Complessivamente diciamo, il numero di persone su cui è battuto l'iniziativa è circa 100 e diciamo, stiamo seguendo processi più tecnico e tecnico-commerciali. Quindi mi focalizzerò su questo secondo progetto, in realtà poi abbiamo dei piani per creare un merge tra diciamo, che quella, l'iniziativa dell'Lean Six Sigma e quello che è il progetto di innovazione di Intelco. Tutto è partito quando un po' di anni fa ho letto un libro che è stato citato anche prima, che è La macchina che ha cambiato il mondo, sottotitolato La storia della Lean Production, che secondo me è un libro bellissimo che consiglio a tutti, in inglese o in italiano comunque, di leggere, perché dà proprio l'idea di un sistema industriale, cioè il Lean non è diciamo, un qualcosa che aggiungo, ma è un sistema industriale che impianto all'interno della una nuova modalità per vedere diciamo, la produzione industriale. Ne sono, come ingegnere diciamo, che aveva un po' di anni meno di adesso, ne sono rimasto affascinato, però il tema è sempre stato, vabbè, loro parlano di automotive, qua stiamo parlando di telecomunicazione, tutto bello, ma come faccio ad applicare questo nel nostro ambito? È passato un po' di tempo e abbiamo provato a sperimentare qualcosa. Parto da questa perché è la prima slide che in genere faccio vedere quando faccio diciamo, la premessa del perché è importante fare il Lean e tutta la serie di cose che do un po' per scontate, perché come vedrete tra diciamo, presentare questo in ambito manufatturiero, presentarlo nei servizi non cambia assolutamente niente, no? A parte tutto il discorso appunto di portare valore al cliente ed eliminare gli sprechi con la partecipazione attiva delle persone, appunto il concetto di base è devo partire dal cliente e devo partire da quelle che sono le principali risorse che ho in azienda, che sono le persone, in particolare persone operative.
L'enfasi che do subito quando approcciamo il problema è, il discorso è lavorare per far emergere i problemi. In genere in grosse organizzazioni funzionali si combatte per spegnere gli incendi, alle volte si nascondono gli incendi stessi, o meglio si cerca di nascondere le braci, poi in realtà l'incendio esplode e quindi bisogna chiamare i pompieri. Cerchiamo di far emergere i problemi perché? Perché fondamentalmente il messaggio, e questo arriva in realtà da Deming, i problemi non sono problemi di persone, ma sono problemi di sistema, di processo, cioè come abbiamo piantato sulla macchina, come l'abbiamo montata. Okay? Allora, se l'abbiamo montata noi questa macchina e come stiamo lavorando e funzionando adesso, siamo anche in grado di smontarla e rimontarla in modo che funzioni meglio. Ovviamente ci serve qualcuno che ci abiliti e ci supporti nel fare questo, e quindi è importante il coinvolgimento del management aziendale, però il messaggio fondamentale che diamo alle persone, soprattutto nell'operation, è che i veri esperti, diciamo, di questo, del cambiamento sono effettivamente le persone che, diciamo, sanno lavorare. Noi stessi, quando ci presentiamo, diciamo, nei confronti delle persone, diciamo, gli esperti siete voi. Noi portiamo, diciamo, la conoscenza della metodologia, un po' di studio e un po' di esperienze che cerchiamo di creare trasversalmente, ma sicuramente gli esperti, perché sanno dove andare a toccare, sono le persone. L'obiettivo fondamentale è l'efficacia verso il cliente, e da questo, diciamo, si parte sempre. Attraverso l'efficacia si ottiene l'efficienza. Se io cerco di rovesciare la storia e quindi cercare di arrivare all'efficacia attraverso l'efficienza, in genere vado un po' per i campi, e quindi cerchiamo anche di far capire questo alle persone. Obiettivo fondamentale: soddisfazione del cliente e portare valore per l'azienda. Che cosa succede nei servizi TeleC? Vabbè, i clienti, come sapete, Telecom Italia è l'operatore incumbent in Italia, ha fondamentalmente due grosse ramificazioni, diciamo il mercato domestico e il mercato sudamericano. Peraltro il mercato sudamericano sta dando parecchia soddisfazione, quello domestico un po' meno. In genere non è facile, su un contesto così diversificato e grande, appunto, identificare effettivamente i clienti, sono molti e non sempre ben differenziati. Quindi di questo qualcosa dirò poi. I processi per arrivare al cliente, ovviamente noi forniamo servizi di TLC, fondamentalmente i processi sono attivati su richiesta del cliente, quindi non esiste nel nostro caso fare magazzino di un servizio, non è che fa pronto un servizio di telecomunicazioni pronto per un cliente, no? Costruisco magari la rete, predispongo tutto, però poi il servizio viene attivato e configurato su richiesta del cliente stesso. L'altro aspetto importante da cui tener conto è che sono fondamentalmente permeati di soluzioni informatiche. Fondamentalmente, fatemi fare in ambiente non tecnico questa grossa semplificazione, la rete di telecomunicazione è una rete informatica, con qualche dettaglio sulle interfacce degli apparati, ma fondamentalmente oggi la rete di comunicazione è costituita da computer che si parlano tra di loro, e tutto quello che serve per gestire questa rete è ancora una volta infrastruttura informatica. E quindi, diciamo, l'interazione con l'informatica è fondamentale. Ultima cosa, i processi sono fatti mediante attività che vengono svolte dalle persone, e c'è ancora dipendenza ovviamente dall'esperienza. Abbiamo sentito parlare della standardizzazione, sicuramente si può fare qualcosa di più. L'altro aspetto importante è che non sempre gli sprechi sono immediatamente visibili. In ambito manufatturiero, se io appunto vado soprattutto se uno, diciamo, ha avuto un'introduzione al Lean, comincio a capire e riconoscere gli sprechi. Se i miei sprechi stanno dentro un computer, io non ho la minima idea di come, diciamo, se quel computer lì è un computer che è a tiro, okay, o seppure è un computer in cui ho un backlog e cose di questo tipo. Quindi c'è un problema di rendere visibile. Come abbiamo proceduto, cioè come il percorso un po' che vi racconto, e questo lo faccio anche per chi, diciamo, lavorando in una piccola impresa, che penso sia il grosso dell'uditorio oggi, si trova il problema di introdurre il Lean. Beh, abbiamo iniziato dal piccolo, okay? Non ci siamo sognati, dovevamo fare esperienze, quindi abbiamo iniziato con un pilota locale, dei piccoli Kaizen e alcune cose.
abbiamo progressivamente, diciamo, l'appetito viene mangiando e quindi lavorato su un processo sempre più trasversale, fino a che non abbiamo risalito la china e siamo arrivati, diciamo, un po' più in presa diretta sulla parte cliente. Non che il cliente non fosse, diciamo, visibile già prima, ma diciamo, progressivamente abbiamo aumentato lo span e la nostra capacità di comprensione delle necessità. Quindi diciamo, il mio suggerimento, almeno da questa esperienza, iniziate dalle persone dell'attività, perché in questo modo loro vedono immediatamente i ritorni, passate, ampliate il focus coinvolgendo magari i clienti intermedi e dopodiché arrivate al cliente finale. Vi presento due case study in modo un po' veloce, diciamo, uno legato a quello che è la gestione dell'infrastruttura IT. Telecom Italia, una delle più grosse infrastrutture IT in Europa, 8 data center nazionali e 4 centri servizi che ospitano sia applicazioni e server, diciamo, in cui girano le applicazioni Mission Critical Telecom Italia, sia diciamo, ospitano, diciamo, server e installazioni, diciamo, dei clienti. In particolare penso che con buona probabilità qualche cliente Telecom Italia sia presente anche oggi. 21.000 server installati, 15.000 terabyte di storage, tanto per dare dei numeri, e 16.000 terabyte di backup. Storage vuol dire capacità di dischi in linea, backup vuol dire capacità di memorizzazione di informazioni critiche, diciamo, su supporti nastri magnetici. Tanto per dare un altro numero, diciamo, 10.000 terabyte di backup sono trasferiti ogni mese, quindi c'è una rotazione anche di tutta la parte nastri. Gli obiettivi che ci siamo dati, diciamo, in questo caso erano fondamentalmente, dove abbiamo iniziato, revisione e snellimento delle procedure interne, riduzione dei tempi di delivery, di creation dell'infrastruttura informatica. Siamo poi passati, abbiamo il caso pilota che stiamo seguendo adesso, al miglioramento del delivery dei prodotti per clienti premium. I clienti premium sono, diciamo, le piccole, medie e grandi aziende, diciamo, della fascia alta, da quello che riguarda la fornitura, 22.000 clienti nazionali, 17 ordini a fornitori che portano prodotti che poi vengono installati presso i clienti finali, e complessivamente un fatturato di prodotti datifonia che è superiore ai 300 milioni. Qui gli obiettivi grossi sono la riduzione ancora una volta dei tempi di delivery, l'aumento della customer satisfaction che viene monitorata, diciamo, sia due volte all'anno, sia con dei sondaggi, diciamo, a caldo immediatamente dopo l'installazione, e anche un significativo recupero economico della riduzione dei tempi. Dicevo, iniziare dalle persone, quindi l'obiettivo è, quando ci presentiamo, andare a vedere, chiedere come mai succedono, ma anche, diciamo, approcciare le persone con rispetto. Ok, stanno facendo il loro lavoro, stanno facendo il loro dovere. Ok, ci sono persone che stanno lì a spegnere gli incendi e cercano di rabbattarsi, è un problema di sistema, bisogna incoraggiarli. E allora cosa abbiamo iniziato? Iniziato, dicevo, è importante rendere visibile, come dire, il processo. Alle volte, appunto, le persone stanno attaccate al computer, ricevono telefonate, mandano email e tutto quanto. Diciamo, questa è una mappa che ho rappresentato perché è la prima che abbiamo fatto, molto ingenua. Ok, ne abbiamo fatte di più belle, sicuramente più compliant a tutti gli standard di value stream map che ci siano, però diciamo, ci è servita appunto a rendere visibili diverse aree dei problemi. L'altro aspetto è tirar fuori, diciamo, i di nuovo dalle applicazioni informatiche i problemi, no? E quindi rendere visibili quello che ci è successo in questo caso, che era, diciamo, il monitoraggio che abbiamo fatto. Diciamo, succedeva appunto, andati sul Gemba, che le persone si lamentavano per il carico, poi siamo andati a vedere i consuntivi e, diciamo, c'era robetta, insomma, 10 attività in un mese su un team di 7 persone. Abbiamo chiesto di tracciare. Allora, ogni volta che ricevi una telefonata, una mail, fai una riunione, il capo ti chiede qualcosa, sul sistema di trouble ticket management ti arriva il trouble ticket, quindi lo devi gestire, segna, ok? E siamo passati a 31 richieste alla settimana, ok? E quindi abbiamo reso immediatamente visibile quello che era, appunto, il carico a cui erano sottoposte. Quindi, primo messaggio, rendere visibile quello che sta succedendo in ambiente office, in ambiente dei servizi, perché diciamo, potrebbe essere pesantemente nascosto tutto quello che
l'ambaradan informatico a contorno. Dopodiché abbiamo lavorato molto diciamo sulla parte dei miglioramenti in tempi brevi, quindi con dei piccoli kaizen e con tutta una serie di suggerimenti. Si è creato un foglio in cui il responsabile del data center, diciamo, le persone mettevano diciamo tutte le proposte di miglioramento e poi venivano settimanalmente vagliate dal loro responsabile, e si è creato anche diciamo un grafico che permettesse di capire come erano piantate e i costi e il rapporto costo-benefici tra le funzioni. La cosa importante di tutto questo, a parte il 4% delle ore recuperate eccetera eccetera, era il fatto che le persone vedono immediatamente cambiare le cose, quindi nel tempo della settimana in cui hanno proposto il miglioramento in base di 1, 2, 3 settimane, diciamo, venivano messi in pista e si otteneva il miglioramento. Da non trascurare il volume dei piccoli miglioramenti, quindi a costi bassi e con ricavi bassi, perché quelli là in realtà vi nascondono tutto un effetto di reazione a catena, per cui se voi fate un piccolo miglioramento qui, in realtà, e lo si può vedere diciamo con diversi esempi, in realtà questo riverbera su tutta la catena successiva. Ultimo aspetto, diciamo, in una sala si era creata una situazione critica, quindi qui il messaggio è situazione legata appunto a tutta una serie di interventi per continue escalation, oddio ci abbiamo fretta, dobbiamo fare eccetera, ne installiamo e così via, con tutta una serie di problematiche, mettere le mani in mezzo ai cablaggi che potete immaginare, diciamo, si è lanciato un progetto per recuperare questa situazione e si è ottenuto un miglioramento. Velocemente siamo passati al processo, diciamo che commento, quindi coinvolgendo qui l'appetito viene mangiando, diciamo, un team interfunzionale e il cliente interno. Qui siamo stati più strutturati, in questo caso abbiamo diciamo chiesto anche l'apporto di JMAC, diciamo, che ci ha supportato in questa iniziativa. L'obiettivo era irrobustire, diciamo, mentre la prima parte l'abbiamo fatta un po' in modo casereccio e diciamo fatto l'insegnante io stesso, diciamo qua l'obiettivo era, e il facilitatore io stesso, qui l'obiettivo era, diciamo, dare e strumentare meglio il team. Per la prima volta tante persone, diciamo, di funzioni diverse si sono trovate a commentare la value stream map che non avevano visto prima. Questo è un team proprio interfunzionale, però ci sono due persone peraltro di due sedi diverse, diciamo contributo appunto al tracciamento della value stream map, discussione anche con i clienti interni e presentazione al management e commitment. Ma salto velocemente sui risultati, insomma, classici risultati da interventi lì, in 15% di riduzione, di riduzione di time, contenimento dell'effort, cose diciamo note. Forse la parte più interessante è stata questa, diciamo, in cui stiamo arrivando al cliente finale, e questa è nell'ambito, diciamo, dei clienti premium service. Fondamentalmente qui lo slogan è dare al cliente il servizio che desidera. Abbiamo usato una metodologia, anche qui dopo un po' di diciamo, discussioni e approfondimenti con JMAC stessa, diciamo che ci fa da diciamo, sfruttiamo appunto come competenza da una parte per acquisire competenze noi e poi riportarle, diciamo. Qui siamo partiti con il chiarirci a quale cliente facevamo riferimento. Quindi tutti i clienti premium in impresa non sono tutti uguali, no? Ci sono clienti diversi, tipologie di clienti diverse, in particolare, diciamo, scusate, abbiamo guardato al cliente enterprise, diciamo, che ha capacità di spesa ma dall'altra parte grandissima attenzione ai costi. Perché? Perché comunque è un cliente all'interno di un contesto economico, un ciclo economico, diciamo, sicuramente non favorevole. Scusate. Dai bisogni, abbiamo identificato i bisogni lavorando non direttamente con i clienti ma con i colleghi del mercato delle vendite, quindi di nuovo in team di lavoro assolutamente trasversale, quindi le due funzioni coinvolte, diciamo, oltre a noi di innovation, sono state la parte vendite e la parte tecnica, diciamo, che cura l'installazione. Abbiamo mappato i bisogni poi sulle caratteristiche del processo. Cosa chiede il cliente? Il cliente, appunto, sono stati identificati tre diciamo, aspetti importanti: tempi, soluzione e relazione, quindi la capacità di consegnare in tempi certi e anche di essere veloci, il fatto di avere una soluzione stabile e duratura e il fatto anche di diciamo,
avere un'assistenza al primo esercizio del cliente. Questo significa che Telecom Italia installa, ma poi se il cliente esercisce un mese dopo, perché entra in live il centralino, il router, il Telecom Italia deve essere in grado di seguirlo, relazione con il cliente, essere chiari su che cosa gli abbiamo effettivamente venduto, non nascondere niente, trasparenza e anche consulenza per ottenere fiducia. Questo percorso è in progress, abbiamo fatto ovviamente un approfondimento sul processo che diciamo qua sembra molto lineare, ma poi ovviamente, come è noto a tutti, non appena si va a entrare nel merito dei processi, ciascuno a casa propria, insomma, si scoprono tutta una serie di piccoli dettagli che fanno non fluire il processo. Sono state identificate delle aree di problema con l'obiettivo, diciamo, adesso che abbiamo, di riduzione della variabilità e quindi variabilità sui tempi, quindi stringere, accorciare, arrivare a garantire comunque ai clienti non solo il tempo medio ma anche, diciamo, la campana, l'ampiezza della campana. Sono in corso 3 gruppi di miglioramento attivi, i primi risultati, diciamo, li prevediamo per il mese di maggio, in termini di prima sperimentazione e poi rollout sul territorio nazionale, e siamo in fase di setti con 4 gruppi. Fondamentalmente osservazioni finali, allora nei servizi si può fare, okay? Nel senso che l'approccio non è diverso dal punto di vista concettuale da quello che succede nel manufatturiero, bisogna imparare ad adattare tutto quello che si vede. Quindi uno dei problemi che hanno gli agenti di cambiamento è arrivare lì e dire: per fortuna adesso dopo 2 anni ho un paio di case study da presentare, perché quando abbiamo iniziato un po' di tempo fa ovviamente mi dicevano: queste si applicano nell'automotive e non si applicano nel mondo dei servizi. Ok, adesso nei servizi si può fare, l'abbiamo fatto, si può proseguire tranquillamente. Comincia a diventare delle scuse il fatto di dire: io sono diverso o meno. L'aspetto importante che voglio sottolineare è questo, diciamo, le competenze, quelle, diciamo, tecniche e basic ce le avete già, ci sono già in azienda, ok? Non è banale portare il resto del 20% dell'in, ok? Però diciamo, il grosso delle aziende, diciamo, il grosso delle competenze ci sono, è una pratica, quindi non perdete troppo tempo nella teoria, diciamo, assoldate la società di consulenza che vi garantisce le cose, studiate tutto un po' prima, però poi partite e provate a implementarlo. La base, come detto, sono le persone, fondamentale poi arrivare al cliente, perché poi è lì che ci giochiamo, diciamo, la partita. Grazie.